Il tema di oggi è veramente importante, è antico quanto l'uomo e si manifesta in tutti i contesti, da quelli individuali a quelli collettivi. Nei macrosistemi è il conflitto radicale tra capitalismo e socialismo. Nelle relazioni è il conflitto radicale tra il mio bene e il tuo bene. È meglio perseguire l'interesse collettivo, sacrificando il proprio interesse personale, o è meglio perseguire il proprio interesse personale sacrificando l'interesse collettivo? C'è una scena del film A Beautiful Mind che in un modo decisamente non convenzionale, ma abbastanza intuitivo, ci suggerisce la strada per la soluzione. Scena! Un bel arrivo, signori! Ai ai ai! Guardate che la birra non ve la pago. Non siamo qui per la birra. Qualcun altro pensa che dovrebbe muoversi al rallentatore. Signori, duello alla spada o alla pistola all'alba? Ma non vi ricordate niente, eh? Pensate alla lezione di Adam Smith, il padre dell'economia moderna. Nella competizione. L'ambizione individuale serve al bene comune. Esatto. Ognuno per sé, signori, mi raccomando. Sì, e quelli che fanno fiasco finiscono con le sue amiche. Io non farò fiasco. Sì, è meglio una bionda oggi che una gallina domani. Non è così il proverbio. Che nessuno si muova. Guarda da questa parte. Adam Smith va rivisto. Ma di che cosa stai parlando? Perché se tutti ci proviamo con la bionda, ci blocchiamo a vicenda. E alla fine, nessuno di noi se la prende. Allora ci proviamo con le sue amiche. E tutte loro ci voltano le spalle perché a nessuno piace essere un ripiego. Ma se invece nessuno ci prova con la bionda, non ci ostacoliamo a vicenda e non offendiamo le altre ragazze. È l'unico modo per vincere. L'unico modo per tutti di scopare. Adam Smith ha detto che il miglior risultato si ottiene quando ogni componente del gruppo fa ciò che è meglio per sé, giusto? È questo? Giusto, perfetto, giusto. Incompleto, incompleto. Ok? Perché il miglior risultato si ottiene quando ogni componente del gruppo farà ciò che è meglio per sé e per il gruppo. Se è un sistema per essere l'unico a provarci con la bionda, vai all'inferno. Adam Smith? Si sbaglia. Eccolo che va. Attento, attento. Grazie. John Nash, indotto dalla pulsione primordiale. Scopo solo io o scopiamo tutti? Individua con un'intuizione quella che potrebbe essere la soluzione. Soluzione che poi ha sviluppato nella sua teoria dei giochi, che gli è valsa il premio Nobel per l'economia. È facile amare soltanto se stessi. È facile amare solo gli altri. Qualsiasi prospettiva unilaterale è destinata al fallimento e per questo risulta sbagliata. La strada è una sola. Bisogna contemporaneamente, e ribadisco contemporaneamente, perseguire il proprio interesse e quello degli altri, contemporaneamente. Questo è il difficile. Per poter ottenere questo risultato bisogna superare delle convinzioni radicate nella nostra cultura prima che nei nostri istinti di conservazione e di espansione, che tendono a far prevalere una delle due opzioni. Io sono cresciuto in una cultura infarcita di buoni sentimenti che mi diceva: ama il prossimo, occupati degli altri, metti te da parte, metti da parte il tuo egoismo. Vero, direbbe John Nash, ma non basta, perché qualsiasi prospettiva unilaterale è destinata al fallimento. Qui sta la difficoltà, nel mettere la stessa intensità in entrambe le prospettive. Contemporaneamente, ne sto facendo tesoro. Metto in descrizione un riferimento alla teoria dei giochi. E in conclusione, per fare bene a voi stessi e agli altri, iscrivetevi al canale. You've got